Cosa facciamo quando un programma si rompe? Quando un programma non fa quello che deve fare? Debugghiamo. E cosa vuol dire? Attualità, informatica, mondo del web. Questo e tanto altro su Occhio al Mondo, l'occhio attento a quello che ci succede intorno. Ciao a tutti, benvenuti in questa nuova puntata di Occhio al Mondo. Oggi parliamo di concetto di debug. Ve la faccio breve, il debug è quello che ti permette di capire, istruzione per istruzione, che cosa corrispondono le variabili del programma, per capire come si tra di loro intersecano, come interagiscono tra di loro e quali risultati propongono. Ora immaginiamo di creare un programma che fa la potenza, quindi x alla y, lo crei. E poi non funziona, svicola, propone un sacco di numeri casuali. Quindi tu cosa fai? Avendo il codice sorgente, ti fermi e guardi cosa c'è dentro. Guardi quello che lui fa, come lo fa, e risolvi questo problema. Capisci dov'è l'errore. E capendo dov'è l'errore, lo risolvi. Quindi sapendo che il primo numero lo prendi e prendi il secondo per fare questa potenza, ma poi boh, invece di fare una moltiplicazione n volte la fai, ma ti dimentichi di farla smettere e crei un ciclo infinito. Può succedere. Ovviamente non entrerò nel tecnico, ma è questo il coso. Guardi cosa corrispondono le variabili per sapere come aggiustare il tiro. Ora facciamo uno zoom out. Immaginiamo un programma enorme, veramente qualcosa di complessissimo. Come può essere un sistema operativo? Ora, in un sistema operativo, in un sistema complesso che ha variabili interne che interagiscono tra di loro, provocando altre variabili che interagiscono tra di loro, e quindi di fatto avendo un ecosistema già creato, puoi dire che ci sia un errore? Esiste la purezza? Puoi dire che il sistema fa tutto nel modo più efficiente e migliore, perfetto? No. Puoi dire che sbaglia? No, fa le cose in un modo che a lui conviene. Ma a volte questo modo non è il modo che tutti si aspetterebbero. E quando il programma si blocca, quando il computer si blocca, noi diamo la colpa al programma che l'ha fatto bloccare, al casus belli, alla goccia che ha fatto traboccare il vaso. Magari dietro, dentro, ha sviluppato dei percorsi neurali, ha sviluppato un certo tipo di mentalità che lo hanno portato poi a esplodere, a smattare e fare quello che noi riteniamo esagerato, senza senso. Il mestiere del debugger serve a prevenire, mestiere poi, serve a prevenire questo problema, all'insorgere di ammattimenti del sistema, guardare che cosa ti passa per la testa e vedere cosa c'è che non va. Ora, se un mestiere come il debugger è così tanto importante per una macchina che fa esattamente quello che gli dici, quindi sta tutto al programmatore dirgli le cose nel modo più corretto, perché non applichiamo anche questo paradigma alla mente, agli esseri viventi, che non sai come si intersecano le variabili del cervello, non lo sai come funzionano. E poi ci si chiede come mai una certa persona, in un certo momento, data una situazione di tensione, smatta e fa le cose che oh no, cioè è colpa della situazione, è colpa di lui come vittima del momento, è colpa della variabile che ha fatto crashare il programma. No, la variabile è una cellula all'interno di un sistema complesso che ha tante cellule che si interfacciano. Così anche noi umani. Una situazione, un momento che ci fa ammattire, non è il momento che ci fa ammattire, ma è tutto l'insieme del sommarsi dei momenti che ci hanno portato a farci ammattire. Ci rendiamo conto che fare il debugger va bene perché le macchine fanno quello che gli dici, ma invece andare dallo psicologo non va bene? Perché se no sei un pazzo? Word che parla con Excel e dice:
Io oggi sono andato dal debugger perché non mi, quando mi si apriva le finestre esplodeva tutto. Excel. Zio, ma che cacchio vai, scemo? Ma che vai dal debug? Ma sei scritto male? Sei un pazzoide scatenoide folle? Oh no, cioè, ma cosa vai dal debugger? Cioè, ma basta che funzioni bene? Cioè, che senso ha? Perché dovresti andare a vedere come mai non funzioni bene? Perché è importante! Perché poi, una volta che tu comprendi le motivazioni per cui un programma non va bene, cerchi di risolverlo nel modo più efficiente possibile. Con gli esseri umani, una volta che l'hai capito, cerchi di risolverlo nel modo più efficiente possibile. Che non sempre vuol dire che risolvi tutto. Che non sempre vuol dire che la situazione ti si chiarifica. Magari ti si pongono altre domande. Ma io quando devo risolvere un problema sui programmi che scrivo, quando ce li ho davanti e capisco dov'è il problema, anch'io, mentre lo risolvo, mi si pongono davanti altri problemi anche molto più grossi, anche infrastrutturali. Quindi perché no? Andiamo a debuggarci. Non saremo mai perfetti, puri, immacolati, ma saremo la versione funzionante di noi stessi. Non perché siamo rotti o qualcosa del genere, il motivo magari per cui non riusciamo a svuotare il cestino è perché stiamo ancora usando un file nel cestino come sfondo del desktop. E lo so che non è fisicamente possibile, ma nella mente tutto è possibile. Tu credi di aver lasciato da parte una cosa, credi di averla superata, l'hai messa nel cestino. Tuttavia non riesci a svuotare il cestino. E prima o poi il tuo cestino traborderà. E se non sarai pronto, ammattirai, sbroccherai, ti partirà la brocca. Ti partiranno in 5 minuti. Andiamoci a debuggare. Andiamoci a debuggare che è meglio. Io vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo a una prossima puntata. Attualità, informatica, mondo del web. Questo e tanto altro su Occhio al Mondo, l'occhio attento a quello che ci succede intorno.